Buongiorno a tutti, eccoci qua. Finché Adriano prende il caffè, lo mettiamo lì, così vi godete la mia camera d'albergo numero 3 o 4 degli ultimi giorni. Tra l'altro, sfatta perché ero sceso, ho fatto colazione, sono andato alla conferenza, poi sono scappato sperando facessero la camera e non l'hanno fatta. E quindi tutti i resti, ma va bene così. Ecco, Adriano è tornato, quindi adesso mettiamo a schermo pieno. Il tema di oggi è una riflessione, ovviamente parziale, iniziale, su così, le implicazioni o la maniera in cui vogliamo leggere le affermazioni di un punto di vista filosofico, epistemologico, che forse sta diventando finalmente dominante, almeno nel mondo fuori dall'Italia. In Italia discutono ancora di essenze e cose strane, ma quello è altro tema da trattarsi nella sezione psichiatria. Avremo bisogno di Anichini e Favaretto, quindi non avendoli a disposizione oggi ci evitiamo il tema. Ciao Adriano. Partiamo un po' da alcune riflessioni che sono note come fisicalismo, scientismo, realismo scientifico. Con varie espressioni. Si dà il caso che uno degli esponenti, io direi più estremi, un po' eccessivo, a mio avviso, non si offenderà Adriano, alcuni dei testi scritti dalla persona in questione sembrano fatti apposta per provocare e quindi vendere. Però, insomma, anche noti e di grande reputazione di questa posizione è Alex Rosenberg, che avete già sentito nominare per altre ragioni qua da noi. Quindi adesso do la parola a Adriano, che provvederà a illustrare un po' l'insieme dei problemi. L'insieme dei problemi essendo che tipo di spiegazione dobbiamo dare alla natura e cos'è che è reale. Cos'è che è reale, cos'è che è immaginario, in che senso Adriano Palma e Michele Boldrin sono reali o piuttosto figure dell'immaginazione, come il letto che sta alle mie spalle. Prego, professore. Grazie, buonasera. Il problema è complicatissimo e mi proverò in un tempo breve a darvi più che altro la mia opinione. Perché sia un'opinione lo vedete subito. Non credo che vi sia un argomento, molto meno un argomento che concluda i dissensi, le controversie, eccetera, eccetera. Come probabilmente sapete, per un periodo lunghissimo, il punto dell'ubicon system, dove un ragionamento partiva, era di ordine religioso. Grandissime personalità e menti eccelse si sono scervellate a trovare il modo, come si diceva all'epoca, di rendere compatibili la ragione e la fede. Pochi erano i dissidenti, quelli famosi sono quelli di chi che bisogna credere quello che è ovviamente incredibile, e loro dicevano: lo credo in quanto absurdum, un'assurdità, devo crederla perché è assurda. Naturalmente queste cose erano assurde in un modo molto particolare, nel senso che voi crediate o meno che il Dio, ad esempio, della tradizione dei cattolici sia uno e trino, questa sembra una contraddizione, per cui è anche difficile capire cosa bisogna credere, però c'è molta gente che giura con enorme passione che proprio crede che Dio sia uno e trino. Questa cosa, per un processo molto lungo, tende a distruggersi e ad autosuicidarsi. Ci sono molti tentativi di battersi contro questi, il più È bella famoso. la definizione nuova, autosuicidarsi. Pensavo che Sì, i autosuicidarsi. suicidi fossero auto. No, tutti i suicidi sono auto, ma in questo caso è particolare perché non c'è qualcuno che, come dire, decide di farla finita. La cosa tende a, ecco, Suicidio collettivo. diciamo, un dissanguamento collettivo. Adesso è molto difficile, se prendete quasi tutti, qualcuno che voglia spiegare in termini puramente razionali, diciamo, di filosofia naturale, senza tirare in ballo le citazioni degli scritti dei Vangeli o di quello che pensate voi che Dio sia uno e trino. Naturalmente ci sono quelli che credono con altrettanta durezza, nel caso dell'enorme massa di musulmani, che Dio è uno, uno solo, e smettetela di dire idiozie, tutti gli altri sono quello che vi pare a voi, degli idoli, delle confusioni, delle eresie o peggio, dei demoni che si spacciano.
per un po' è stata con la religione, però poi sì, a un certo punto questa cosa lentamente si sfascia, e si sfascia per tante ragioni che non credo sia il caso di riassumere. La principale, a mio avviso, deriva sostanzialmente dai successi reali di quello che adesso chiamiamo scienza. A mio avviso, per darvi punti di riferimento facili da recepire, tre sono cruciali. Ne prendo tre perché sono quelli che a me risaltano di più. Suppongo che chi sappia di più di storia delle scienze ne abbia altri tre o 33. Questi tre sono abbastanza facili. Il più grande matematico dei suoi tempi, Cartesio, ha questa idea che effettivamente a molti sembrava folle e per moltissimo tempo rimase folle, che ci fosse un modo di unificare la geometria, lo studio delle figure, dei triangoli, degli ottagoni, dei cerchi, delle curve e così via, e le equazioni algebriche. Questa cosa all'epoca fece molto scalpore e sostanzialmente si impose per la sua straordinaria forza, cioè permette di fare delle cose che rendono da un lato molto più comprensibile la geometria e molto più facile da fare, al punto che adesso, con i moderni sviluppi della tecnica, ci sono molti problemi che sembrano un po' insolubili, in cui si può dire: ti disegno una curva su uno schermo, dimmi quale sia l'equazione che è quella che la rappresenta. Il secondo caso, ancora più scioccante all'epoca, che creò veramente un patatrac culturale, è Newton, il quale disse una cosa che all'epoca, a voi probabilmente, credo, a me adesso sembra quasi ai bordi dell'autoevidente, che quello che per veramente 3.000 anni tutti si erano convinti che ci fossero dei problemi dinamici, come la freccia scagliata va al bersaglio, secondo quale parabola, con che velocità, eccetera, 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 quanta energia avrà l'impatto, e quello che succedeva in quello che all'epoca chiamavano i cieli, cioè quello che adesso consideriamo più o meno l'astrofisica, come si muovono le comete, i pianeti, eccetera, eccetera. Newton ha questa idea, che probabilmente a voi sembrerà ovvia, ma è uno dei famosi detti del grandissimo Arbasino, che si passa da piccolo dissidente eretico a grande genio fino a stronzo che dice cose ovvie. Newton, adesso nessuno pensa seriamente che vi siano due sistemi, due mondi, se volete, uno della meccanica terranea, di quello che succede quando tirate il sasso nell'acqua o quando sparate col cannone e così via, e quello che succede, ad esempio, fra il Sole, la Luna, la Terra e Plutone e così via. Terzo esempio, che forse vi parrà ancora più strano, uno dei grandissimi successi, che è un caso in cui dirò un attimo perché è importante, in cui invece di pensare ad una riduzione ci fu un'unificazione. Per un lungo periodo in chimica, la chimica ha una storia gloriosa e antica, ci si domandava cosa sono le legature chimiche. D'accordo, benissimo, Palma, è vero, l'acqua è fatta di idrogeno e di ossigeno, ma cosa li mette assieme? Perché non c'è idrogeno e platino? La domanda effettivamente sembra un po' strana, però questa roba è una cosa che avete trovato anche sui libri di scuola, come le valenze chimiche, perché certe cose possono formare una molecola, certi atomi possono formare una molecola e altre no. Questa cosa viene brillantemente risolta con una unificazione da Pauling, è la famosa teoria delle legature o dei legami. Per chi ha letto gli originali, the chemical bond, si usa bond sia nel senso di finanza che nel senso di legatura. Perché questa cosa? Perché quello che a tutti fa molta impressione è che queste cose hanno un successo straordinario. Hanno un successo esplicativo, hanno un successo stranissimo, se ci pensate, che non è affatto una predizione, ma è una retrodizione. Cioè la meccanica celeste ti dice dov'era quella cometa 1 milione di anni fa. Ti dice delle cose che non solo nessuno ha visto, ma nessuno può neanche teoricamente sperimentare. Fino appunto alle cose più controverse, se ci fu l'espansione primitiva, il famoso scoppio iniziale, eccetera, eccetera, la grande esplosione e così via. Ora, secondo me, questa è la prima cosa che vi propongo. Questa cosa ha preso forza perché è diventato sempre più difficile negare i suoi poteri esplicativi. Se adesso qualcuno, non ridendo,
dicesse che ci sono, che ne so, delle forze demoniache che spingono Giove verso Venere, insomma, al massimo passa la condizione di essere pubblicato sulle riviste di astrologia di non so cosa, di Annabella e della Repubblica, ma che uno vada a un congresso di astronomia dicendo: guardate, ho scoperto stranamente che sono dei demoni che spingono Giove, più che altro è un oggetto di ridicolo più che di discussione, non c'è una discussione. Allora, passo successivo di questa presa di potere, se volete, di egemonia culturale dell'apparato scientifico, è la grande speranza, o se volete utopia, di una scienza unificata. Di una scienza unificata che invece di essere fatta di tante cose, cosa spiega che gli aerei volano, cosa spiega che le comete hanno un certo ciclo con un orario di straordinaria precisione, per cui potete veramente, se andate a guardare, li trovate anche, sono cose pubbliche. Se voi volete vedere una cometa, vi potete segnare sulle agende a che ora, in che posto sarà visibile, cioè quando passerà molto vicina al pianeta dove state voi. Tutte queste cose nell'apparato religioso naturalmente non esistono, non c'è la retroduzione. Se uno volesse essere molto generoso, forse c'è, cioè che c'è un'era di giganti e di femmine umane che producono un'altra stirpe, sono delle storie che sono più che altro considerate largamente mitiche, e perfino adesso le persone religiose dicono che sono complicatissime metafore di non so cosa, ma lasciate perdere. L'unificazione reale di tutto è una grande utopia, i fisici la chiamano la teoria di ogni cosa, in inglese diventa uno scherzo perché questa teoria si chiama alluce, per T come treviso, O come O. È come the theory of everything, per cui sembra che theory of everything. Io è the theory of everything, che è questa grande caccia a una specie di unificazione. Perché? Perché al momento attuale in fisica, qui la faccio breve perché sono sicuro che tra il pubblico ci sono fisici superbi, sapete bene che ci sono due grandi costruzioni che tengono insieme quello che capiamo della fisica. E queste due costruzioni sono, da un lato, il famoso modello standard, che è quello fatto di forze, di particelle, eccetera, eccetera. Generalmente viene chiamato modello standard perché è l'unico modello che abbiamo. Viene naturalmente rifinito, ampliato, ogni tanto si trovano una cosa nuova, si dice che non sono veramente 140, ma sono 161, e alcuni dicono no, ci sono più forze, non abbiamo capito. Ci sono dei piccoli angoli che sono oscuri, che forse contengono la maggioranza di quello che è reale, la famosa materia oscura, e dall'altro lato, quindi assieme al modello standard, c'è la meccanica quantistica, che sembra occuparsi di il minuscolo, molto più piccolo di quello che siamo in grado non solo di vedere, ma perfino di descrivere bene, cioè gli effetti quantistici. Tuttavia, di nuovo, l'apparato esplicativo è una tale forza che dire ho scoperto che la meccanica quantistica è falsa adesso viene accolto più che altro come una cosa ridicola. Per chi di voi segue molto le baruffe italiche, Carlo Rovelli, purtroppo al momento famoso per motivi, a mio avviso, molto meno nobili, ma lasciate perdere, non è l'oggetto di quello che dice, è uno di quelli che dice di avere questa cosa che è unificante, che dovrebbe sia unire il modello standard, è uno degli approcci, ce ne sono veramente dozzine. Uno che fece molte onde nella piscina di chi legge queste cose fu la famosa stringa, che è uno dei modelli che dovrebbe fare questa cosa. Tutte queste cose sono molto al di là delle nostre capacità, qui nostre vuol dire di tutti quanti, non è la mia è zero, ma anche di chi professionalmente fa queste cose. Ad esempio, nel caso delle stringhe, perfino coloro che dicono che la teoria delle stringhe è vera, nessuno ha mai detto cosa dovrebbe essere una conferma di questa cosa, cioè che tipo di ragionamento, evidenza, fatto, esperimento, prendete l'approccio che preferite voi, potesse essere una cosa che dice sì, è vero, ci sono le stringhe e le stringhe sono fatte così, per varie ragioni che non è il caso di dettagliare qui. Ora, il problema che Michele si pone, che è serissimo, è che i filosofi, che sono molto bravi a generalizzare spesso troppo, hanno inventato questa cosa che è il fisicalismo. Il fisicalismo, detto male,
dice che sostanzialmente tutto è fisica, d'accordo? Se volete è l'eredità del materialismo dei tempi del 600, del 700, dell'800, da Hobbes fino a non so chi, a Düring, a Marx, a un mucchio di gente. Sono quelli che sostanzialmente, il più famoso, come probabilmente sapete, perché sapete la storia italiana, Benito Mussolini, molto famoso, disse: se Dio c'è, deve fulminarmi al momento, non mi ha fulminato, quindi Dio non c'è. Questa è una delle forme del materialismo, a volte un po' ridicole. Cosa dice il fisicalismo? Se tutto è fisica, e qui è un po' l'aspetto dolente, le persone serie, questo è il giudizio del sottoscritto, per cui ditemi che ho torto, giustamente guardano i punti deboli di questa cosa. Allora, una versione debole dice che qualsiasi cosa voi abbiate come teoria del reale, per cui volete parlare di quello che volete voi, dell'emozione, dell'arrabbiatura, di perché, che ne so, perché scende la demografia in Corea, questa cosa, ed è la versione debole del fisicismo, deve essere compatibile con la fisica. Cioè non bisogna avere né una affermazione né una conseguenza delle affermazioni precedenti che sia in diretta contraddizione con la fisica. Ad esempio, non si può avere il moto perpetuo, quindi non c'è una cosa che va avanti all'infinito, nel senso di movimento, d'accordo? Parimenti, coloro che pensano, come alcune forme del riduzionismo moderno, che i problemi mentali, gli atteggiamenti, gli stati mentali, i pensieri, le deduzioni e così via, sono in fondo fisica, bisogna dire delle cose che siano compatibili con la fisica. È possibile? Ma la domanda è aperta, nel senso che in alcuni casi sembra di sì, in alcuni casi sembra di no. D'accordo? C'è una versione più forte, che è quella a cui molti hanno aspirato, a mio avviso sempre meno, che guarda a una specie di fisica universale, in cui ad esempio nel caso che a noi scotta molto della mente, c'è un modo di parlare degli stati mentali, dei fenomeni mentali, dei processi mentali in termini di fisica. Ora questa cosa è disperata perché se aprite anche un buon libro di fisica, non dico una roba di Pezzenti, non è affatto faggin e deliri, non c'è neanche il vocabolario minimo per parlare delle scienze e trovare cosa sia in termini semplici, che ne so, il mio pensiero che abito nella capitale di un paese europeo in termini di bosoni è francamente disperato. Non dico che sia impossibile, però è disperato. La persona che citava Michele prima, Alex Rosenberg, individua due altri problemi che sono molto seri, a mio avviso. Uno è che non si capisce cosa sia la matematica, se il mondo è fisica in questo senso, cioè come si descrive un teorema in termini di fisica. Si può inventarsi un mucchio di sottopassaggi, no, ma parliamo invece del cervello di quello che prova il teorema. Non è esattamente così, ma non sa fermarmi. E l'altro, che naturalmente è una specie di casus belli per tutti, se ci sia all'interno dei ragionamenti morali la fisica. La mia risposta è francamente no. Per cui il fisicalismo, esattamente come la religione, qui l'analogia è tirata, però lo faccio apposta un po' per provocare delle reazioni, è tale che non una soluzione perfetta, ma nella sua versione debole è una domanda perfettamente sensata. Cioè quando uno ha una teoria, ad esempio, che ne so, prendiamo il caso di Michele Boldrin, uno che ha l'economia e dice succede così, succede una certa cosa, il prezzo delle case in una grande maggioranza degli Stati Uniti tende a scendere. Perché? E lì ci sono una marea di cose. Non è ammesso, perché la fisica non lo permette, che c'è una specie di libero arbitrio in cui la gente ha deciso che è molto contenta di vendere, che ne so, il garage di casa propria a un prezzo molto più basso che 5 anni fa. Questa cosa non è permessa, perché il libero arbitrio non è una nozione fisica, è un'altra roba. Queste cose, se succedono, naturalmente si piccano, si scontrano con la versione debole e naturalmente con la versione forte, nel senso che non si sa neanche cosa sia descrivere un abbassamento dei prezzi in termini di bosoni e di elettromagnetismo. Ora, due cose, poi mi sto zitto perché preferisco essere criticato e interrogato. Se voi pensate, perché c'è una maniera che è stata a lungo utilizzata, è una delle opzioni
nelle filosofie soprattutto della mente, che esista una specie di continuo parallelismo. Cioè, guarda, Palma, va tutto bene, quando tu pensi che abiti nella capitale, c'è un parallelismo fra il tuo pensiero e, non si sa bene cosa, ma diciamo, un insieme di configurazioni di neuroni che in qualche modo, permette di essere continuamente sincronizzate. Questa cosa è stata criticata, secondo me, in modo elegantissimo, forse dal più grande filosofo coreano del secolo scorso, si chiama Kim, come quasi tutti i coreani, mi scuso, ma è il suo nome, Jaegwon Kim, che ha prodotto un famoso argomento, che è l'argomento dell'esclusione. Se voi pensate che esistano dei processi fisici, i processi cosiddetti degli stati mentali, eccetera, eccetera, sono inutili, cioè li potete eliminare, non hanno valore né predittivo né esplicativo. Se volete i dettagli ve li posso spiegare, ma penso di aver già troppo parlato e preferirei che mi criticasse. Sommario e riassunto. Siamo in una situazione in cui, e questo è quello che Alex Rosenberg, forse in modo troppo marcato, troppo nervoso, provocatorio, sembra fatto quasi per provocare, mette secondo me giustamente in piedi, è: guardate, quello che riusciamo a sapere è sostanzialmente quello che riusciamo a sapere in compatibilità con la fisica. Ci sono delle aree in cui questo incontra delle difficoltà e questo è il meglio che sappiamo fare. Cioè, non abbiamo al momento una filosofia della matematica che sia fisica in questo senso particolare. Si può provare, però al momento non c'è. Altrettanto non abbiamo la fisica della morale, per le ragioni che anche in queste trasmissioni sono state menzionate. Ora, questa cosa lascia un grande gioco. Può darsi che non ci sia l'unità della scienza, tuttavia ci sono forme di compatibilità che vanno continuamente riguardate. Nella fisica attuale, come sapete, le famose equazioni di Navier non hanno soluzioni e tuttavia non c'è dubbio alcuno che ci siano molecole nel rubinetto. Quando esce il flotto, il flusso d'acqua dal rubinetto, quelle sono molecole d'acqua. Non c'è neanche un problema di libertà, di arbitrio, della molecola che vuole andare più verso destra o più verso sinistra. Le molecole sono molecole. Tuttavia non abbiamo un modo nemmeno di descriverlo. Questo è uno dei sintomi che la cosiddetta fisica non è un blocco unitario, è un insieme di teorie, alcune delle quali sono di potenza straordinaria e tuttavia non è una teoria di tutto, anche perché c'è sempre... Allora, mi infilo perché avevi detto che termina, mi infilo se no... Prego. Il vero problema è che le posizioni... Allora, ci sono due aspetti della questione. Uno è, esiste, alla fine tutto si riduce a un elemento. Lasciamo stare le teorizzazioni sull'esistenza di entità, come dire, non fisiche, ovvero non riducibili mai nelle loro componenti che la costituiscono a atomi e le componenti subatomiche dell'atomo e non misurabili, la famosa anima. Sono tutte varianti dell'anima, ok? L'anima, l'intuizione, l'azione a distanza, eccetera, eccetera. Il burden of proof in quel caso è sempre di chi sostiene che esistano. Se si sostiene che esistono, devi trovarmi una maniera per entrare in contatto con queste qua. Altrimenti, non so bene di cosa parli, va benissimo, può darsi che esistano, magari gli angeli esistono. Non possiamo escludere che esista in un certo senso altro da quello che noi attribuiamo all'esistenza fisica, una entità chiamata cherubino. Tutto bello cherubino. Può essere, nella misura in cui non si rivela, non diventa percettibile in una qualsiasi forma all'umano, incluso con gli strumenti che gli umani costruiscono, sanno come funzionano e gli permettono di vedere cose che con i sensi berkeleyani non avrebbero sentito. Io l'angelo o il cherubino non so bene cosa farci. Quindi il burden of proof lì è di costoro, io lo lascerei lì. La questione, mi tolto quell'elemento, la questione diventa duplice da come la vedo io. Una è se ha senso il programma riduzionista. Qui la domanda mi sembra francamente quantitativa.
No, tu hai fatto esattamente proprio l'esempio, no, di come le molecole tengono insieme, come una molecola si costituisce tenendo insieme gli atomi, che è l'elemento di partenza di quella che chiamiamo chimica come campo di ricerca, e per benissimo, per anni, per secoli in un certo senso, non avevamo la più vaga alba. Poi, a un certo punto, no, la teoria della costituzione dell'atomo ci ha dato una lettura di questo, un modello, dei criteri di test, di sperimentazione, e funzionano perfettamente bene. Funzionano così perfettamente bene che ci inventiamo i materiali nuovi, li costruiamo. Funzionano magicamente bene, no? Con una precisione assolutamente svizzera, super svizzera. Perfetto. Quello è riduzionismo al miglior livello, no? Lo stesso si sta facendo di fatto col DNA, la riduzione, la scoperta del DNA, che permette di comprendere che dietro al meccanismo così verbalizzato da Darwin c'è in realtà un meccanismo fisico preciso, che questo meccanismo fisico preciso può essere decomposto e visto e osservato chimicamente, che quindi si è arrivato a livello della chimica, alla costituzione delle proteine, da lì si può passare alla spiegazione fisica, ti permette il riduzionismo. Quindi il punto è: il programma riduzionista è sensato o meno? In via di principio, a me qua sembra l'unico atteggiamento da prendersi uno molto pragmatico. Sino ad adesso, laddove è riuscito quantitativamente, perché il problema era gestibile, a operare, il programma riduzionista ha dato frutti notevolissimi. Ok? Non c'è ragione di escludere che, per esempio, di fronte al problema che poi ti produce continuamente l'anima, cioè di perché io penso di essere cosciente, anzi penso, e di stare a parlare con Adriano, il quale pensa di essere cosciente, stare a parlare con me attraverso bla bla bla, tutta questa roba che non riusciamo a capire come si costituisca e cosa voglia dire che io penso, possa trovare una spiegazione di tipo riduzionista, no? Andando dalle configurazioni cerebrali ai neuroni, dalla costituzione dei neuroni alle sinapsi, e riuscendo a mostrare che questo strano effetto specchio per cui penso di me stesso, è uno stato replicabile, spiegabile con delle leggi che evidentemente al momento non conosciamo ancora. Per il momento è un mistero, ma non c'è nessun problema, anche appunto, come ha detto Adriano, il bonding degli vari atomi nella molecola dell'acqua o del CO2, no? Erano un mistero sino a quando non si è capito di elettroni, neutroni e robaccia varia. Quindi questo è un problema, e mi pare sia un problema quantitativo, cioè il problema per esempio di capire l'azione umana mi sembra francamente un problema di gradi di libertà. Ovviamente, cioè, ha miliardi di gradi di libertà. E questo rende il problema matematicamente e concettualmente di una complessità forse non gestibile dal cervello umano o dai computer che gli umani riescono a costruire. Con i computer gli umani sono riusciti a aumentare enormemente uno degli aspetti delle funzioni del nostro cervello, che è la capacità computazionale. Per il momento non sembra che si sia riusciti a aumentare altre capacità del cervello, però vedremo, vedremo. Non mi sembra di escluderlo, anche se lo vedo molto lontano, molto, 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 molto lontano. Però questo non vuol dire nulla, non vuol dire nulla nel senso che l'incapacità nostra di modellare, perché io ho deciso a un certo punto di corsa uscire dalla riunione, tornare in albergo e accendere il computer alle 10:20, mandare il link a Adriano, se tutto questo era determinato già da posizioni di particelle nello spazio il giorno che sono nato, o addirittura prima, oppure no, e semplicemente io non lo sapevo, o se invece è successo qualcosa di magico, un giorno o l'altro qualcuno si scontrerà. Nessun problema. Quello che però mi pare, quindi questo aspetto della posizione, chiamiamola riduzionista o fisicalista, io lo trovo difficile da contestare. E da parecchio tempo trovo piuttosto fastidioso l'insistenza di alcuni, tipo Nagel, se non mi sbaglio, di altri, che sì, c'è, però non siete capaci di, non sono capaci di, ma non vuol dire assolutamente un cazzo, cioè voglio dire, il fatto che nel 1800 appunto non fossero capaci di spiegare la creazione delle molecole prova il nulla, se non il fatto che i meccanismi di conoscenza richiedono il loro tempo. Quello che a me sembra critico è l'idea che tutto questo renda gli altri livelli di analisi praticamente inutili.
o poco utili. E su questo sia Rosenberg che altri hanno un po' una posizione che a mio avviso è del tutto proprio commerciale, serve per scatenare il dibattito che non ci credono neanche loro. E qui l'esempio è banale, l'entità di cui parla l'ingegnere, quando l'ingegnere fa i calcoli per verificare se l'arcata, il ponte, il materiale, il cemento, l'acciaio che c'è dentro, tiene o non tiene sotto certe sollecitazioni, usa di fatto proprietà atomiche e tutto quello che fa è riducibile a argomenti fisici. Però in realtà usa un apparato concettuale, dei modelli, delle osservazioni, delle variabili che non sono quelle della fisica atomica o la fisica delle particelle, o sono un altro livello. Assume che esista una roba chiamata cemento. Certo, il cemento ha una certa composizione chimica, bla bla, però c'è il cemento ha certe proprietà, appunto, io lavoro col cemento. C'è l'acciaio, l'acciaio ha certe proprietà, io lavoro con l'acciaio. C'è appunto la portata, io lavoro con quelle lì. Lo stesso si fa in altre scienze. Il neurologo lavora con delle entità di cui assume, che sono più macro degli atomi, che chiama neuroni, sinapsi e così via, delle quali definisce certe proprietà che è riuscito a capire e lavora con quelle. Il giorno in cui scoprirà che hanno altre proprietà, aggiungerà quelle alle proprietà dei neuroni e il concetto di neurone cambierà. Però questo non rende l'attività del neurologo al suo livello di analisi fantasia o utilizzazione di entità magiche, che è invece un'affermazione che mi sembra spuntare frequentemente in questo approccio, almeno fra i filosofi, non so se spunta fra i fisici, ho l'impressione di no. Ai fisici piace più l'altro giochetto, cioè fare finta che tutto sia atomi. Però è una questione diversa, lì è un po' la loro, come dire, arroganza scientifica. Ecco, a me sembra questo il secondo aspetto, non so se lo condividi, se lo vedi, o forse tu non lo vedi proprio. Ma te non io sembra... grandissimamente condivido, tendo a dare più peso alla nozione di unificare piuttosto che ridurre. Cioè, supponiamo, per assurdo, nel senso che al momento nessuno è in grado di farlo, per prendere un caso relativamente facile, la neurologia ha un oggetto che fortunatamente è molto molto limitato, è quello che succede più o meno tra la pelle della faccia mia e tutto quel che c'è dentro, è uno spazio relativamente piccolo, quello che può succedere è limitato, ridurlo nel senso di dire, ripeto, con l'apparato concettuale della fisica cosa succede, non siamo in grado di farlo, non ne abbiamo i concetti. Qui sono completamente d'accordo, bisognerà sviluppare nuovi concetti, il che da un certo punto di vista ha due vantaggi. Uno occupazionale, per le prossime 5, 10, 25 generazioni di neurologi c'è una marea di lavoro da fare, dall'altro lato non c'è nessun dubbio, cioè nessuno, appunto perché c'è questa, come dire, base, questa roccia su cui la cosa si posa, che qualsiasi cosa andremo a trovare sia compatibile, è quello che ho chiamato il fisicalismo debole, cioè tutto quello che ci inventiamo, sempre più complicato, è compatibile con il fisicalismo, nel senso che nulla contraddice nessuna affermazione della fisica. Prendete un caso di unificazione, a mio avviso forse il più sconvolgente, perché non so quanto la gente sia scossa adesso dall'astronomia. Per un periodo lunghissimo la gente pensava che esistesse la vita come un fenomeno, non alieno nel senso che non accade, ma alieno nel senso di esterno a tutto il resto. Come sapete, per un bel pezzo prima di Pasteur la gente andava a caccia di come vengono generate le mosche dalle vacche morte, c'è un mucchio di gente che ha cominciato a mettere sotto vetro le vacche morte e vedere quante mosche venivano. La risposta era nessuna, cioè non c'era la generazione della vita. Dopo infiniti soprassalti e difficoltà, è stato anche questo un effetto di unificazione, cioè adesso quella roba che chiamiamo vita è una specie di gigantesca fotocopiatrice di proteine, che è molto particolare, non ne conosciamo tutte le proprietà, lungi, però ne conosciamo molte. Cioè nessuno pensa che ci sia una specie di pif esterno che a un certo punto, come nel racconto biblico, ci sia uno che soffia il respiro nelle carni
cosiddette inerti e comincia la vita. Questa roba non c'è. C'è un meccanismo molto complicato che è perfettamente compatibile con la fisica. Sull'anima io ho un'opinione particolare. La mia modesta opinione, e qui ve la posso solo dire, è che quando la gente si agita sull'anima sarebbe bene che si ricordasse una volta tanto dell'etimologia. L'anima è quella roba che mi anima, è quello che mi fa muovere. E questo qui è sicuramente compatibile con la fisica. Non c'è nessun bisogno, ad esempio, che questa anima sia me stesso. Proprio nessuno. Può essere una serie di principi, alcuni dei quali li capiamo, tra l'altro, alcuni un po' meno, e questa cosa non c'è. La difficoltà di questa cosa, e penso che nei paesi più antiscientifici, ce ne sono molti, non pensate che sia una cosa, come dire, provinciale, di parrocchia, voglio dire, in India la gente va a caccia di una marea di cose, dello spirito di Brahma, e va a caccia seriamente, anche persone serie, pensano, no, c'è una specie di altro mondo di spiriti, non lo so, non sono in grado di giudicare. La linea dell'anima è la linea che in Italia ebbe la sua gloria, cioè la dignità di Pico della Mirandola e tutti questi. Cos'è questa cosa? È quello che trovate in tutte le salse, lo trovate in Sartre, come lo trovate in Paul Ricoeur, in persone che, pur dicendo di essere, per dirla facile, atee e materialiste, hanno questa idea che ci sia una enorme particolarità, in alcuni casi addirittura un'assoluta singolarità, per cui gli esseri umani in qualche modo, non si è capito se siano compatibili con la fisica, però certamente esondano i fiumi in cui scorre l'acqua della fisica, proprio esondano, nel senso che c'è un di più, c'è non si sa cosa, ognuno ha la sua versione di questa cosa e così via. I due personaggi che nei commenti mi giustamente pongono la domanda, ma bisogna eliminare lo studio della psicologia? Nulla è tutto questo, si può studiare tutto quello che si vuole. Penso sia difficile, questa è la mia opinione, studiare o capire qualcosa dell'anima perché non si sa bene cosa si deve cercare. Per porsi una domanda bisogna avere un'idea, anche se volete molto rozza, di quello che sarebbe poter dire sì, l'ho trovata. Se ci pensate un attimo, andare a caccia dell'anima non si sa bene cosa cerca. Una mia amica carissima dice che l'anima è il taglio particolare di un sorriso, appunto, cioè se andate a cercare come lo si trova, buona fortuna. Quindi si può benissimo studiare psicologia, sapendo due cose. Hanno tutti in mente la Gioconda, suppongo. Sì, suppongo la Gioconda oppure il sorriso dell'amato, cioè, ognuno ha la sua, poi ognuno ha un sorriso particolare in testa, per cui è facile. È anche un po' per questo che la cosa lascia un po' dubbia, nel senso che si ottiene che invece di trovare l'anima trovate delle interesse. Scusami un secondo, perché vedo che Frank Bell... Allora, Frank Bell, è quello il punto. Frank Bell Tower chiede per due volte, se esistesse solo la fisica non dovremmo eliminare tutto lo studio della psicologia, poi di nuovo, ma se tutto fosse riducibile alla fisica, come si spiega il rimorso freudiano? Allora, anzitutto il rimorso freudiano non si spiega, non c'è un cazzo da spiegare, non esiste. È facilissimo, appartiene alle categorie dell'anima. A te spiegarmi che c'è il rimorso, vogliamo. Mettiamola diversa. Come si spiega i meccanismi di dimenticanza, non allerta, trasferimento di neurone in neurone, di memorie, di segnali che tendiamo a non avere in CPU in un dato momento? Si spiega. E lo si spiega per passaggi intermedi. Quello che non si spiega ancora, ma non è, era quello che dicevo prima, infatti, che non puoi escludere di spiegare, di poter spiegare, è perché sei cosciente della cosa che tu chiami rimosso una volta che non è più rimosso. Cioè, perché fai il retrieving? Perché qualcosa te lo fa venire fuori, per esempio. Perché esistono fenomeni psicologici del tipo Madeleine, no? Un certo odore, una certa circostanza attiva certi processi neuronali che attivano altri residui di memoria, letteralmente memoria, dentro al disco duro, e certi eventi si ricostruiscono, e questo dobbiamo capire cosa vuol dire ricostruire un evento nella memoria, no? Com'è che mi ricordo la borsa che aveva Adriano il giorno che l'ho incontrato letteralmente la prima volta a Jesolo a un convegno della FIGC in una tarda estate degli anni 70? Aveva un borsone enorme, nero,
e lo ricordo che l'avevo notato, perché io avevo portato poca roba, stavamo tipo 3-4 giorni, sto qua, mi levava questa roba infinita, dico che cazzo che hai dentro i cappotti, cioè siamo al mare, e mi ricordo, per quello me lo ricordo, ecco, perché adesso mi si è... Quello è un processo da spiegare, capisci? Era rimossa sta roba qua, boh, non lo so se era rimossa. Quindi capisci, non c'è, il punto è quello, ci sono, il processo riduzionista non esclude che tu costruisca apparati concettuali, modelli, nozioni e osservabili, no? A un livello macro più elevato. Pensa alla mano. Se io mi interesso, penso di roba che faccio io, per parole proprio banali, no? Nel descrivere la tecnica dell'alpinismo o di come aggrapparsi, utilizzerò la nozione di dito, di falange, no? Utilizzerò delle nozioni sulla quantità di forza che posso scaricare, i 4 punti, i 3 punti, giusto? Tutto questo, lavorandoci sopra tanto e francamente anche perdendo tempo, posso ridurlo alla fisicalità del mio corpo? Sì. Credo che nessuno lo escluda, no? I miei muscoli sono fatti, eccetera, eccetera. È utile per insegnarmi, per prendere un ragazzino di 10 anni e dirgli adesso ti insegno la tecnica base di scalare? No! No, non è utile. E quindi non passo la vita eterna a dirgli no, attento adesso perché c'è quella totale follia. Utilizzerò la nozione di... Lo stesso quando il mio microfono non funziona, evidentemente succede che è successo qualcosa a uno dei circuiti, che cazzo ne so, al contatto nella USB, che ha una spiegazione fisicalista. È del tutto inutile, anzi dannoso, che nel tentativo di aggiustare il microfono per farmi sentire da Adriano, io impazzisca dietro agli atomi della USB-C. Utilizzerò la nozione, no, cretino, vuol dire, hai tirato fuori la USB-C dal suo, come si chiama, dal suo buchetto, non so quale sia il numero tecnico, e per cui il contatto non c'è più. Non so cosa ne pensa Adriano, a me sembra che appunto questo va accettato, ci sono livelli analitici che vanno usati, poi li butti via quando ti rendi conto che stai utilizzando un concetto che è erroneo, nel senso che non è né riducibile né in realtà funziona per l'attività per cui è stato disegnato. Prego, Adriano. Dunque, due osservazioni. Non c'è nulla, io personalmente ho nulla contro la psicologia. Ho dubbi forti che le nozioni che questo signore Frank Belltower 96 evoca siano delle nozioni francamente basate su analogie e allusioni letterarie. Freud peraltro era un po' meno cretino dei freudiani, che sono purtroppo molti, per cui lui pensava che in realtà ci fosse una spiegazione, aveva un'idea fisica molto bizzarra, una specie di roba idraulica, che è come avere una piscina per cui se tu butti troppa acqua questa esonda e va buttata fuori, per cui se impari a andare in bicicletta non sei capace di imparare, che ne so, il vietnamita. Sono nozioni molto molto arcaiche. Lui era convinto che la neurologia nel lungo periodo avrebbe confermato, o se volete verificato, le sue teorie. Di tutte queste, francamente, la verifica non si è mai vista. Chiunque dica il contrario, secondo me, pecca molto di una specie di ottimismo un po' dogmatico, cioè che siccome Freud l'ha detto, ci deve essere una soluzione. Tuttavia, non è, come dire, a priori escludibile che qualcuno trovi che la rimozione è il processo numero 7869. C'ho molti dubbi, anche perché la cosa è talmente vaga e mal costruita che è difficile capire quando potessi dire eccolo là, quello è il rimosso. Mentre guardate bene, nel caso che è diventato appunto anche un caso popolare, Higgs aveva dato una previsione teorica, ci doveva essere un bosone particolare e dopo un tempo, ma di molti molti anni, non un tempo di 3 settimane di controversia o di discussione, ma di molti anni, quella gente è spaccata la testa, cosa bisogna fare? Che tipo di apparato potrebbe essere in grado di rivelare l'esistenza o la non esistenza? Pare che l'apparato abbia rivelato che questa roba c'è davvero, è il famoso bosone cosiddetto di Dio. Dio non c'entra niente, è il motivo per cui Higgs appunto giustamente si gloria di aver detto questa cosa senza avere nessuna idea di cosa fosse un esperimento.
ho l'impressione, perché sia freudiano sia nella stessa condizione, cioè non ha nessuna idea di cosa bisogna fare, cioè cosa sarebbe una, e ripeto, anche un'esperienza psicologica, cioè prendiamo, che ne so, 100.000 persone e vediamo se troviamo il rimosso. 100.000 persone che sono come me e te, cioè che possono rispondere, che possono parlare, che hanno percezioni, memorie e varie altre cose, pensate, che ne so, ire, emozioni e così via. Quando, oltre a tutto questo, troveremo il rimosso, ma non so bene in che senso si potrebbe vedere. Questa cosa è stata sostenuta molto lungamente da uno dei migliori filosofi della mente del secolo scorso, Jerry Fodor, che appunto diceva: le scienze sono unite nel senso del fisicalismo debole, non c'è nulla che contraddica la fisica, ma nulla dice che le teorie non siano di quanti livelli volete voi. L'esempio che faceva lui, che è diventato famoso perché è enormemente discusso, pare, ma non sono in grado di dare una risposta univoca sul tema, che andare a vela sia impossibile in fisica elementare. Andare a vela vuol dire capire perché si può prendere sostanzialmente una grande lenzuolata di tessuto, adesso è Kevlar, e questa roba muova una barca. Se provate a farlo, per il momento che io ne sappia, ci sono alcuni approcci, sono tutte le teorie un po' sconnesse. Però questa cosa naturalmente non nega la posizione di stile Michele Boldrin, cioè questa cosa magari prenderà generazioni e generazioni, ma nulla dice a priori che è impossibile. Cioè, sappiamo che non la abbiamo, che è un caso. Se questa cosa è impossibile, non abbiamo nessun argomento per dirlo. Può darsi poi, alcuni sostengano, io sono incerto sul tema perché la cosa mi sembra un po' dubbia, che vi siano anche dei veri e propri misteri. Cioè questa idiozia della coscienza, uno dei temi che io trovo più confusi. Questa è la posizione di Chomsky, se non sbaglio, no? La posizione di Chomsky è appunto che c'è che non siamo abbastanza intelligenti per riuscire a capire certe cose. Sono alcuni Chomsky, uno di questi, che dice che se voi prendete seriamente l'idea, qui non solo fisicalista ma naturalista in generale, che gli esseri umani sono dei sistemi, se volete, molto sofisticati, molto meglio dei computer, cioè, prendete la posizione che volete voi, sono dei sistemi. C'è una posizione che a me sembra molto ragionevole, che un sistema debba avere dei limiti, cioè non può essere una macchina di onniscienza. Può darsi benissimo che ci siano delle cose che non siamo in grado di, qua la parola diventa difficile, di afferrare, di concettualizzare, tantomeno di spiegare. Secondo lui, questa è un'opinione di Chomsky, so che molti sono contro questa cosa, la coscienza è uno di questi casi, cioè siamo in una tale confusione che è destinata o a essere in eterno un mistero o abbiamo incontrato uno di questi limiti cognitivi. Sull'idea di limite cognitivo il sottoscritto è perfettamente d'accordo, cioè pensare che gli esseri umani siano come nel delirio, che ne so, di Cusano, questo famoso cerchio con al centro me stesso e di infinita circonferenza, mi sembra un delirio, proprio il delirio umanistico, cioè pensare che questa roba non sia un sistema ma sia una specie di Dio in miniatura, cioè un Dio piccolo che per caso è inserito nel mio corpo ma che ha quelle proprietà, in questo caso quella rilevante è l'onniscienza, per cui data una qualsiasi domanda la risposta è è quella cosa che l'onniscienza deciderà, non siamo in grado nemmeno di verbalizzarla, tantomeno di spiegarla, però questa fede nell'onniscienza io non la condivido. Se la coscienza è un po' ambiguo, sì, io mi fermerei lì. È perfettamente possibile che vi siano strutturazioni della realtà esterna o interna della realtà che il cervello umano, per i limiti ovvissimi che ha, non riesce a concepire e a calcolare. Però non credo che questo richieda l'onniscienza, richiede semplicemente proprio un limite. Richiede l'onniscienza in un senso particolare. Se noi pensiamo, allora, onniscienza la metto così, questa è una roba un po' tecnica, prendetela come una caratterizzazione dell'onniscienza. L'onniscienza è quella proprietà che ha un X, il quale X, data una domanda, sa qual è la risposta vera a quella domanda. Ah, beh, certo. Questo ci vede una roba un po' formalizzata, ma non molto. Naturalmente, il motivo per cui, nelle cose che io ho fatto in modo professionale, cioè Dio sa come è il mio mal di denti,
La risposta di uno che crede all'onniscienza è sì. Se no è un po' difficile da concettualizzare, se non si capisce bene cosa dovrebbe sapere Dio, che i denti fanno male quando sono cariati, quando ti danno un trauma e così via. Però questa è l'onniscienza, cioè data una domanda, cos'è o come è o quando è il mal di denti di Palma, il Dio lo sa. Questa è un po' l'onniscienza. La cosa si scontra un po' con delle difficoltà che sono da un lato capacità, come dire, di quanto estesa sia la nostra struttura concettuale, che probabilmente è enorme e non siamo in grado di descriverla, però è molto difficile capire in che senso dovrebbe essere infinita, cioè che data qualsiasi domanda c'è una risposta. L'altra, forse più dal lato, se volete, computazionale, se la natura di questo sistema, detto la mente umana, per essere generici, è una natura di ordine computazionale, la sappiamo già che ci sono dei limiti. Proprio ci sono dei limiti intrinseci alla natura computazionale di questa cosa. Tutto il resto, devo dire, sono chiacchiere. Se abbia ragione Noam Chomsky, che la coscienza in particolare è uno di questi misteri, secondo me è una questione aperta. La mia impressione è che tutti quelli che parlano di coscienza siano confusi. Ci sono delle eccezioni, ma a mio avviso è solo una grande fiera della confusione. Anche perché effettivamente è un po' difficile capire questa cosa, cioè... io sono cosciente di guardare la televisione, per fare un esempio, guardo uno schermo, ma se i famosi diavoli di cyber warfare avessero inserito un messaggio subliminale mentre parlo che dice sparate a tutti gli abitanti di Kharkiv perché sono dei veri bastardi, tecnicamente è possibile, basta che sia una cosa in cui è talmente rapido il suo passaggio. Tuttavia abbiamo ragioni ottime per sapere che le percezioni cosiddette subliminali, cioè quelle che, come dire, non vengono alla coscienza direttamente, le percepiamo. Boh, cosa bisogna dire? Che ero cosciente ma incosciente, che non ero cosciente, non lo so. Per cui secondo me è una fonte di grandi confusioni. Tutto il resto, francamente, mi sembra un... Questa è una risposta a uno dei commentari che non ho capito perché si scalda molto. Le mosse di stile Penrose, cioè dato un grande mistero, come funziona davvero l'universo dei quanta, l'universo che la meccanica quantistica si sforza di descrivere, dato che è piuttosto misterioso come funziona e molte cose non le capiamo bene, lì ci sono veramente le azioni a distanza, ci sono molte cose fortemente controintuitive, alcuni dicono addirittura seccamente illogiche, comunque lasciamo perdere. Questa cosa si prende un altro mistero, cos'è la coscienza, e si dichiara che è lo stesso mistero. Mi sembra una roba un po' davvero disperata, il che non è un insulto. Se qualcuno riesce a spiegarlo in modo un po' chiaro, sono contento e provo anche a leggerlo. Per il momento, quello che io conosco, che è molto più limitato di quel che sembra, mi dice che sia solo confusione. Sul riduzionismo, visto come unificazione, certo, se ci sono nuove unificazioni, cioè quella che farebbe veramente scuotere un po' tutti dal loro sonno dogmatico, è se si riuscisse a unificare il modello standard della meccanica quantistica. Al momento mi sembra ci siano grandi discussioni, anche a volte interessanti, ma poca carne, nel senso che è difficile dire cosa uno dovrebbe mordere per poter dare un alto livello di credenza all'idea che ci sia questa famosa teoria di ogni cosa, the theory of everything. Ripeto, non faccio fisica e quel che leggo mi lascia a volte un po' perplesso. Però, ma a parte che poi quella cosa, l'unica cosa che farebbe è unificare i fondamenti della fisica, non sarebbe la teoria del tutto. Dal loro punto, perché dovrebbero ancora di nuovo, rimarrebbe, che so, tanto per tornare sempre a bomba, la coscienza. Tutta da spiegare, una cosa aiuti molto a spiegare la coscienza, può darsi, ma insomma, c'è un aspetto, e per questo forse l'analogia con i pensieri e le pensate dei religiosi ha alcune caratteristiche interessanti. Almeno quando parlo con i miei amici scienziati, spesso trovo che vi siano come delle forme di eccesso di fiducia, come di un'arroganza fiduciosa. Beh, insomma, queste sono robe tecniche, faremo un po' di conti, i problemi che tu dici siano dei problemi sono un po' delle balle. Una volta che abbiamo la teoria di tutto, ripeto, teoria di tutto vuol dire meccanica quantistica più
modello standard in una teoria totalmente unificata, in cui non succedono, cioè non c'è ad esempio un problema. Le stringhe funzionano, o le altre cose. Posso dire che, ecco, un invito, io capisco, all'arroganza dei fisici a volte corrisponde all'arroganza del filosofo della domenica. Gianluca Ustori, le cose che lei ha scritto sono letteralmente, sintatticamente incoerenti, lasci stare, andiamo avanti, va. Ha distrutto Quine e il fisicalismo in 32 secondi. Va bene. Cioè, ecco, andiamo avanti. Il solo modesto avviso che vi do è andateci cauti, perché queste grandi super confutazioni in tre righe sono di solito fasulle, cioè non c'è questa... Sono parole in libertà, appunto come fa Jim, mi sono comprato subito, chissà perché, mi era proprio incuriosito, e letto il libro di Fagin, è una sequenza di puttanate. Il libro di Fagin sulla coscienza è una sequenza di puttanate, usa la parola campi quantistici in questa maniera che lo usavano i miei amici poeti e pittori chicagiani negli anni 90, che erano tutti entusiasti perché io mi occupavo di caos e pensavo di aver capito il caos e il quantum, e per loro vuol dire semplicemente confusione. Cioè, ci sono alcune persone che usano queste robe nel senso di c'è una grande confusione, poi ci sono delle robe strane che sono di qua e di là, come questo continuo tutti quanti ripetere sta puttanata del gatto di Schrödinger. Il gatto di Schrödinger o è morto, oppure è vivo ed è vivo. Non c'è la roba del gatto, era semplicemente un, come dire, paradosso, una maniera di raccontare un problema. I gatti o sono morti o sono vivi. Questo purtroppo è uno degli effetti del Signore, che oltre a far confusione dannosissima e umanamente despicable su Russia e Ucraina, anche con questa cosa che adesso divulghiamo tutto, ha illuso tutti quanti hanno capito la fisica quantistica, per cui l'italiano medio parla di fisica quantistica con la stessa tranquillità cui ne parlava Richard Feynman. Cioè, ecco, su questo ci vorrebbe forse un minimo di umiltà. Uno vede, anche da problemi come quelli che stiamo discutendo, molto più semplici in un certo senso, perlomeno matematicamente, dalla fisica quantistica, quanto complesse e dettagliate siano le cose e quanto attenzione occorre fare alle parole, tant'è che ci fermiamo l'un con l'altro, diciamo, cosa intendiamo con questa parola. Questa idea che adesso, siccome si sono lette 60 pagine di racconti e immagini, all'improvviso si padroneggia il tutto, francamente. Non lo so, non ho ben capito. È uno degli effetti francamente nocivi della divulgazione. La divulgazione dovrebbe interessare le persone ad approfondire il tema fino ad approfondirlo e a conoscerlo a livello dello specialista, non a ritenere di aver compreso come funziona il problema perché lo specialista ha raccontato una storia che ha reso il problema più semplice di quello che è. Ma sì, sui drammi della divulgazione sono d'accordo e genera questa... veramente autoillusione, che una volta che ho letto Tre idiozie, la meccanica quantistica per gli imbecilli, almeno negli Stati Uniti ci sono tutta una serie di volumi in cui si prende una roba complicatissima, cioè la linguistica per gli idioti, in cui ti fanno una specie di baracca in cui alla fine ti sembra di aver capito, ed è questa una delle tante forme in cui la cosiddetta coscienza è delusionale, nel senso che implica una cosa, cioè io ad esempio ho provato a leggere Tre manuali di meccanica quantistica, ho capito a essere ottimista al 5%, un po' perché alcuni concetti davvero mi sfuggono, non capisco bene cosa parlo, un po' perché l'apparato matematico impone di fare tanti esercizi e tutto è meno che facile, un po' perché sono ignorante, nel senso che non so abbastanza fisica degli argomenti che loro citano, cioè per esempio chi sa la fisica sa come funzionano bene i campi magnetici, io molto meno. Sulla domanda che fa uno di voi, è il libero arbitrio, ma è un po' una chiacchiera metafisica, molto dipende da cosa intende il libero arbitrio. Se libero arbitrio è inteso, compreso, come quel tipo di cosa che ha il potere di essere una causa, cioè che le mie scelte sono conduttive in qualche misura a degli effetti, alle mie azioni, alle mie scelte. Detto male, se il libero arbitrio si esercita nel bere tè o caffè e sono incerto e poi liberalmente decido di bere un caffè, quella cosa, se è intesa come una causa che non è effetto di nulla,
cioè la causa sui, dicevano i teologi, ecco, non è compatibile con niente, cioè non c'è un modo di descrivere questa cosa che non chiami in ballo appunto quelle nozioni che in fisica non ci sono, come i miracoli, le fuoriuscite e così via. Cioè esisteva, che ne so, lo scioglimento di sangue coagulato da 400 anni? No. Ora, qui un po' sta a voi, davvero questo lo dico senza vis polemica, sta un po' a voi decidere. Se voi pensate che esistano miracoli, bisogna mostrare come il sangue di San Gennaro sia liquefatto. Se le spiegazioni che molti hanno proposto, ad esempio dal calore e così via, o addirittura che non sia sangue, ma che sia un altro fluido più o meno gelificato, bisogna decidere qual è la spiegazione più plausibile, cioè qui come tutti i problemi esplicativi, cioè se io avessi nel caso di scegliere il Teo Caffè una cosa migliore di dire c'è un miracolo, il miracolo ha per effetto che Palma beve il caffè, qualsiasi cosa che è leggermente più digeribile di un miracolo andrebbe bene. Perché, ripeto, se uno è fisicalista debole, nel modo in cui lo intendo io, queste cose richiedono compatibilità. I miracoli sono incompatibili con la fisica, tutto qua. Dopodiché uno vuole per concludere, perché il signor Ustori cita un tal Paoli, ho provato a vedere, su Google Scholar non c'è, è uno emerito, vabbè, uno che... comunque le affermazioni, allora vediamo, il fisicalismo è contraddittorio perché fa coincidere realtà e modello fisico, non è vero? No. Non c'è nulla nel fisicalismo che fa coincidere, è come dire che il modello del ponte, il ponte, gli ingegneri sono contraddittori che fanno coincidere il modello del ponte col ponte. Il modello serve per fare i calcoli, dopodiché la realtà è quella cosa che misuri con certi strumenti. Assumi come punto di partenza che le percezioni degli umani di base attraverso cui costruiscono gli strumenti, eccetera, eccetera, siano reali. Se decidi che non lo sono, per carità, puoi continuare ad andare avanti, poi mi spieghi come funziona il mondo e arriviamo alle solite contraddizioni. Quindi non c'è, già lì partiamo male, non c'è assolutamente alcuna coincidenza fra realtà e modello fisico. Poi va avanti, se un tale fisicalismo e determinismo fossero reali, non si capisce cosa vuol dire, non devono essere reali, sono reali nella misura in cui si affermano, sono scritti su pezzi di carta e alcune persone ritengono di averli in memoria, questo è il senso in cui sono reali. Il problema è se teoricamente sono consistenti, ok? Perderebbe di senso la stessa pratica sperimentale. What? Cioè, cosa vuol dire? L'intera affermazione si basa sulla pratica sperimentale. Essa consiste infatti nella scelta di condizioni iniziali su cui applicare un modello e valutare le condizioni finali. Signor Ustori, è quello che le ho detto, capisce? Questa frase l'avrà anche scritta sto signor Paoli, che faceva il fisico da giovane e poi ha deciso che, siccome è religioso, si occupava di filosofia. Ma è semplicemente incoerente. Se non riesce a percepirlo, io non è che posso aiutarla molto. Guardate, forse... Però, per uscire un attimo, l'ultima volta che ho guardato un modello bene, accuratamente, perché l'hanno fatto delle persone amiche mie, è un tentativo di unificazione assai complicato di come i neuroni imparano certe cose. Questa cosa è stata prima un'intuizione, se volete, teorica, e poi l'hanno, qui davvero le parole vengono usate con cognizione di causa, l'hanno modellata su dei computer superpotenti, cioè per vedere se si otteneva quello che si voleva ottenere, se la macchina, qui in parte è metaforico, imparava una cosa. Questa cosa naturalmente ha scosso molti, perché pareva che anche un meccanismo computazionale relativamente semplice, per intendersi un aggeggio che è o acceso o spento, molto elaborato e molto complicato, avesse questa capacità. Dopodiché, uno dei motivi per cui questa cosa ebbe un notevole successo è stato di andare a guardare i meccanismi percettivi. Non si possono aprire le teste vostre perché avete i diritti umani sacrosanti, è andato ad aprire i cervelli delle mosche, e la cosa è stata largamente verificata. Questo è quello che fa un modello. Nessuno, ma proprio nessuno, non so cosa abbiano in testa questi del pubblico, pensa che il computer sia una mosca, cioè che ci sia una specie di fusione fra il modo in cui gli apparati mentali, percettivi, se non volete usare mente, insomma, il modo in cui la cognizione delle mosche funziona e il computer siano la stessa cosa. Non lo sono.
il computer è acceso, ha una spina, le cose banali che sapete, per cui nessuno pensa che... Il punto è che molte forme di modellizzazione aiutano a produrre, se volete, detto semplice, degli enunciati predittivi, cioè dovrebbe succedere che... Dopodiché è il compito di una marea di gente che si scanna 22 ore al giorno a guardare i cervelli delle mosche, a vedere se nelle mosche succede quella cosa lì. Quella roba lì è un procedimento, come dire, standard dell'inchiesta, della domanda che uno si può porre il problema: come funziona che un neurone può imparare una roba? Perché di per sé il neurone è una cellula che è o attivata o non attivata, emette delle robe o non emette delle robe. Cosa vuol dire questa roba impara? Ma allora, si comincia a elaborare una teoria, ci sono delle modificazioni nei suoi modi, nelle sue ripetute emissioni, e no, queste cose sono modificate in rapporto ad altre cose, e così via, e così via. Il modello viene elaborato, viene spesso modellato su un computer, perché farlo a mano, voglio dire, con molti sforzi si può fare a mano un modello di un atomo, è fallimentare, ma si può provare. Se lo avete visto, forse è un po' copiato dal sistema solare, c'è una specie di pianetino che si agita molto, in cui gli elettroni hanno un comportamento strano, però si può provare. Queste cose qua su carta non funziona nulla, cioè non si capisce nulla, se fate un grafico non si capisce niente, è poco illuminante. In tutto questo, si noti bene, è l'unica cosa su cui rimango, come dire, immoto da alcune delle posizioni. Non c'è un miracolo, cioè non è che la mosca all'improvviso vede. C'è un procedimento che viene fatto, questa è la scommessa di tutta la neurologia, che viene fatto da alcune cellule specializzate. Punto. Non c'è l'anima dell'insetto che si agita, o meglio ancora, l'illuminazione esterna demoniaca o angelica. Il miracolo non c'è. Cosa dicano altre istituzioni, come le istituzioni religiose, francamente è irrilevante, nel senso che sta a loro, se a loro interessa fare a me una predica, devono almeno essere in grado di dimostrare che questa cosa sia compatibile con quello che ritengo al momento l'unica cosa che abbiamo. E qui sono d'accordo con Rosenberg, l'unica cosa che abbiamo, cioè sappiamo che ad esempio FMA è una legge dell'universo. Se qualcuno sostiene che esistano dei miracoli, cioè che appunto Maria di Nazareth sia scesa al cielo in forme antigravitazionali, a mio modesto avviso sta a loro darmi delle ragioni per crederci. Dopodiché uno può dire: guardi, le ragioni non sono rilevanti, credo perché questa è un'assurdità, e me lo dice un'autorità istituzionale di cui io mi fido per altri motivi, per me va benissimo, ma è incoerente, è proprio incoerente, tutto qua. Nel senso che per un miracolo si può ipotizzare un miracolo inverso, che ad esempio tutta la Chiesa sia posseduta da demoni e dice idiozie, cioè che il mondo è veramente il modello standard e tutti gli altri sono confusi. Perché? Perché i demoni hanno convinto questi che ci sono. Sto scherzando, non penso assolutamente questo, ma date voi un giudizio di plausibilità, è tutto qua. Se questo implichi eliminativismo, in molti casi sì, nel senso che a mio avviso, qui veramente sto zitto, abbiamo parlato più di un'ora e 11 minuti. Io mi fermerei, tra l'altro l'intera cosa se mi fa venire in mente la mia vecchia storia del carciofo, infatti che è molto legata a tutto questo, l'eliminativismo è una variante, no? Elimini. L'eliminativismo dice sostanzialmente: quando non trovi nessuna teoria, nessuna ragione che abbia queste proprietà di essere compatibile con la fisica, l'atteggiamento più razionale è pensare che quella cosa di cui siamo andati a caccia non c'è. E gli esempi sono infiniti, cioè per secoli abbiamo dato la caccia al flogisto, che non c'è. Guarda, c'è veramente una grande tribù di teorie in cui il flogisto gioca ruoli anche importanti, sembrava essere una roba esplicativa di molte cose. Ad esempio, che ne so, perché il ferro da solo si arrugginisce. E ce ne sono tante di queste cose. Poi è arrivato l'ossigeno. Esatto, provando e riprovando, molte persone ci hanno provato,
soprattutto a partire dalle opere dei chimici francesi, Lavoisier, quello che avete sentito nominare, ci si è convinti che questi processi non avevano bisogno di una sorta di materia invisibile, sostanzialmente invisibile, ma avevano bisogno di un altro elemento chimico che aveva quelle proprietà che cercavano. È possibile che abbiamo sbagliato tutto e che mentre questi cercavano il flogisto guardavano all'ossigeno? A mio avviso no, guardavano veramente al flogisto che non c'è. La mia impressione modesta è che l'anima sia un po' come il flogisto, intesa come una specie di roba soggettiva, non come un principio che anima me o che dà delle botte di energia. Proprio l'anima come tale, quella roba che è sede di giudizio morale, alcuni dicono perfino di libero arbitrio, secondo me è un po' come il flogisto. So che c'è chi non è d'accordo, certamente l'umanesimo, sia laico che religioso, è la cosa interessante di questa cosa, nel senso che non è solo le persone religiose, c'è anche chi dice che magari non ci sono... Anche, sta diventando sempre più frequente fra i non religiosi, perché sembra l'ultima difesa dell'aristocratico umanista che si ritiene superiore. Io c'ho l'anima, voi disumanizzate tutto con i vostri modelli. Ma questo è tema per la prossima discussione, perché oggi approfitto del fatto che Adriano ama ricordare che non bisogna andare troppo lunghi, siccome c'è un convegno in corso, ci voglio tornare, devo anche tornarci, è un'ora e un quarto. Se vuoi possiamo partire dall'anima e scatenarci un po' sull'argomento. Se volete la prossima volta, a venerdì prossimo, si può riprovare. Andrò anche a leggere le teorie del signor Pauri, ma insomma non... Pauri o Pauri? Pauri, ho cercato, su Google Scholar letteralmente non appare. Non conosco. Ha scritto una valanga di robe, tutte dai titoli piuttosto improbabili, uno dei tanti che sostiene che con la teoria dei quanti riunificheremo tutto e andremo oltre il determinismo. Peraltro anche questa cosa del determinismo è un po' sciocca, perché c'è è un po' strano che uno che insomma faceva il fisico a Parma abbia questa concezione meccanica del determinismo, come se il determinismo escludesse le distribuzioni di probabilità. Ma comunque qui bisogna anche stare attenti, perché quello che da cui guardarsi, questo se volete un po' un tema da disciplina intellettuale, c'è una marea di gente che ha studiato delle cose interessantissime e che poi ha illuminazioni mistiche, il che non va detto come un'offesa, si convincono a un certo punto che ci sia come appunto la chiave universale, quel tipo di cosa che data qualsiasi serratura la aprirà. Buon weekend, magari ci ritorniamo venerdì prossimo, perché davvero abbiamo troppo parlato, il convegno è sicuramente più interessante delle... Meglio che ci torni. Ringrazio tutti, Adriano, per il contributo sempre prezioso, e niente, ci si vede venerdì prossimo. Anzi, mi sa che ci vediamo domenica, spero ti abbia scritto... In questo caso, devo dire, nel caso di domenica, non ho nessuna opposizione di principio, semplicemente non so cosa debba fare. Tutto vedremo. Per cui di a questo qui mi ha detto che t'ha scritto. Vabbè, allora guarderò se m'ha scritto, adesso riguarderò di nuovo, va bene così, mi industrierò a leggere. Mi manca un po' il tempo, sono un po' affogato. Vai che ci sono cose interessanti. Ciao ragazzi, buon weekend. Ciao.